Sono oltre 1 milione i cittadini siriani rifugiatisi in Giordania per sfuggire alla guerra civile. Molti di loro sperano che le potenze occidentali attacchino Damasco per rovesciare il presidente Bashar al-Assad. Ecco alcune voci raccolte ad Amman. Noi appoggiamo l'opzione militare in Siria, vogliamo farla finita col regime. Hanno usato armi chimiche contro il loro stesso popolo, hanno ucciso bambini. Speriamo che ci aiutino a eliminare Assad. Scommetto che il regime toglierà i militari dalle caserme per riempire le basi di civili e prigionieri. La mia speranza è che un potente attacco paralizzi il governo siriano e l'Iran. Non condivido l'opzione militare, anche se il regime è colpevole e bisogna trovare una soluzione politica. Altra gente finirà uccisa se bombarderanno e di lutti ne abbiamo avuti già troppi. Altro paese in prima linea è Israele, dove da giorni si vedono migliaia di persone in fila per procurarsi le maschere antigas. La preoccupazione è evidente, soprattutto fra gli abitanti delle città più esposte, quelle a nord del paese, come Haifa. Abbiamo paura perché si parla di un possibile bombardamento forse già oggi oppure nel fine settimana e nessuno potrà respirare senza una maschera. Un po' più a sud, sulle spiagge di Tel Aviv, c'è invece chi ostenta calma e indifferenza. La vita va avanti, tutto è a posto, il mare è lì che ci aspetta e le maschere antigas possono attendere. A casa ce le abbiamo, ma la vita deve andare avanti. In caso di azione militare in Siria, se ci dovesse essere una ritorsione contro Israele, Tel Aviv, polmone economico del paese, potrebbe essere uno dei principali obiettivi.